Amici BP Sport, passanti nel Magnus Lombardo, un cordiale saluto da Giuseppe Sciascia. Inizia il girone di ritorno per quanto riguarda la C Gold Girone C, il girone varesino con sfumature altomilanesi e pavesi, con l'ottava giornata di questo campionato versione ridotta per causa Covid, ma la marcia è a tutto gas con Gallarate e Legnano che si ritrovano di fatto una quarantina di giorni dopo il derby inaugurale del 6 di marzo al Pala Borsani, stavolta a campi invertiti, quindi sul parquet del Palace Solar, casa della formazione di Filippo Baroggi, attuale seconda forza a 10 punti insieme a Milano 3 di un girone guidato da Saronno a quota 12, dove Legnano è quarta a quota 8 e occupa attualmente l'ultima posizione utile in chiave playoff. Scontro di alta classifica dunque tra un Gallarate ancora privo della sua stella Alex Hacker, che continua a non dare segnali immediati di rientro, mentre Legnano ha ritrovato ormai da una settimana il suo bomber Daniele Benzoni, che proprio nel gara di andata si era infortunato con un problema muscolare piuttosto serio. A riferto torna anche Marco Gus Sant'Ambrogio nelle file di Legnano, vedremo in corso d'opera quanto e con che scartamento coach Silvio Saini potrà utilizzare il suo playmaker di scuola Campus Varese. Palla 2 pronta ad essere alzata da parte della coppia arbitrale Marenna e Musolino, chiaramente con il bel tempo e la stagione primaverile inoltrata, giocando alle 18 con i finestroni, il problema del sole effettivamente c'è, e un po' di tempi eroici delle giovanili regionali d'altri tempi appunto tornano alla luce con quel bel quadrato che sicuramente non farà piacere ai giocatori sul parquet, ma chiaramente nell'epoca del Covid basket da giocare è tanta roba, e quindi poche bando alle ciance e pronti alla palla 2 per questa sfida sicuramente di alta classifica di un campionato che comunque è pronto a vivere altri capitoli importanti. Giovedì al Pala Borsani, Legnano di nuovo in casa contro Saronno in un altro derby di vertice della classifica, mentre Gallarate posticiperà il turno, la seconda di ritorno che si gioca sostanzialmente infrasettimanale per evitare la festività del 25 aprile, e giocherà invece sabato di nuovo su questo parquet contro Milano 3. Tutto pronto diciamo per la palla 2, alzata la coppia arbitrale varesina Marenna Musolino, primo possesso per la S Solar con il numero 8 Gioele Bernardi in cabina di regia, il numero 52 Calzavare, il numero 5 Gatto sul perimetro, il numero 9 Ferrario e il numero 00 Danuti a completare il quintetto dentro l'area colorata. Ferrario che si butta dentro con un tiro acrobatico, va a sbagliare, recupera il rimbalzo e dà la possibilità a Danuti di prendersi un tiro aperto, ma la conclusione è cortissima per Legnano. Invece il quintetto di partenza è formato da Luca Roncarico, la maglia numero 5 in cabina di regia, con lui ci sono il numero 10 Marcello Cottoli, il terzo polo dell'attacco, in realtà il primo realizzatore di Legnano nel contesto di questa stagione, nella quale comunque i due giocatori di riferimento del roster degli Knights hanno dovuto fermarsi per problemi fisici. A completare la batteria degli esterni il numero 14 Alessandro Guidi, poi sotto canestro la coppia formata dal numero 2 Paolo De Conto e dal numero 32 Marco Corti. Primi 45 secondi trascorsi sul cronometro della palestra di via Sottocosta senza comunque che ci siano stati bottini. Guidi prova a lavorare sul perimetro, palla fuori per De Conto che apre fuoco, la conclusione alla forte ex Opera è però decisamente fuori misura. Il giocatore di scuola Abalegnano rientrato nei ranghi della V-Sport dopo l'infortunio di Benzoni, trasferito in corsa d'opera l'under di classe 99 che sta giocando comunque un campionato molto solido. Possesso gallaratese con Caltavara che prova a puntare Cottoli, lavora sul blocco di Ferrario, la palla per Danelutti che lavora in svitamento in semigancio, ma il suo tiro è fuori misura, ancora un errore, ancora entrambe le retine inviolate dopo i primi scampoli di partita. 80 secondi sul cronometro e gara senza punti sul tabellone fino a questo momento. De Conto smista per Corti, la ricezione di Guidi che mette la palla per terra, esterno esterminate a cercare Roncari, il palleggio con scarico per il tiro aperto di Alessandro Guidi che buca
la retina dai 6,75. Alessandro Guidi tornato la sua alma mater giovanile che aveva lanciato a livello senior con qualche comparsata in A2 ai tempi di Mattia Ferrari, apre le marcature con il canestro del 3-0. D'altra parte Gallarate va a cercare il post basso di Danilutti, smista sul lato opposto per la giocata di Ferrari, di nuovo per Danilutti che scarica per Gatto, 3 secondi per andare al tiro, ci prova dall'angolo l'ala piccola ex pallacanestro varese e buca la retina sempre dai 6,75. Parità ristabilita qua da 3 con il canestro del pareggio firmato da Cristian Gatto. Ora a segno i due numeri 3 dai quintetti di Baroggi e Saini, Cozzoli sul perimetro, il taglio di Corti, ricezione di Guidi che prova di nuovo la conclusione pesante, questa volta sfortunato il giocatore visto anche a Cermenate in C-Gold. E allora è Gallarate a rimettersi in moto, Bernardi da ex in qualità di prodotto ABA e comunque giocatore anche lui visto sul fondo della panchina della 2. Errore di Caltavara ma rimbalzo offensivo di Danilutti, extra possesso gallaratese con una Bernardi che chiama il blocco del giocatore ex Edissone e Saronno, prova ad attaccare il ferro, chiude il palleggio, raddoppiato, palla fuori per Calzavara che si prende una tripla ben aperta ma non convertita. In questo momento sicuramente difese molto solida, rimbalzo per De Conto che va a cercare Cottoli, il pick and roll e il tiro a tre punti del giocatore di origine pugliese, trova il contatto Marcello Cottoli, ormai trapiantato in Lombardia, a San Giordese Nerviano, le sue tappe precedenti allo sbarco estivo nelle file del club del presidente Marco Tajano. Contatto falloso da parte della difesa e tre opportunità in netta per Marcello Cottoli, giocatore che nel corso della stagione ha già al suo attivo diverse prestazioni over 20, chiaramente senza Sant'Ambrogio e Benzoni. Cottoli è il riferimento dell'attacco, è il secondo miglior marcatore del campionato a 17,2 punti di media a partita dietro il lituano Stonkus nelle file di Mortara, e il 3 su 3 vale il vantaggio, di nuovo 6-3 per la squadra di Saini. Danilutti con spazio per il suo 1 contro 1 frontale, il semigancio da poi del vetro che però è fuori misura, rimbalzo lungo per Roncari, spinge sull'acceleratore il playmaker del 2002, lo scarico per De Conto che appoggia al vetro con efficacia il vantaggio degli ospiti sul 8-3. Mani freddine per Gallarate in questo avvio di partita, tanto spazio per Danilutti, poco invece per gli esterni, riceve Calzavara che prova a giocare il pick and roll col suo pivot, arriva il cambio chiamato dalla panchina milanese, ribalta al lato Calzavara cercando Gatto, uno contro uno frontale per il giocatore cresciuto nel vivaio della società del presidente Valentino che lucra un fallo e potrà dunque andare in lunetta con due opportunità a cronometro fermo, 6-0-8 da giocare nel corso della prima frazione di gioco, vantaggio per gli ospiti sul 3-8. Dato sul ferro il primo libero a sua disposizione, ne ha un secondo da eseguire, va col secondo e firma per intero il bottino di sole sul 4-8. Dato a mettere pressione su Guidi che porta la palla oltre metà campo, Cozzoli sul blocco di Corti, buona ricezione interna per il Longasdese ma arriva il raddoppio e il bumping di Ferrario che trova per mettere la palla recuperata al contropiede di Calzavara, arriva Danilutti a rimorchio, mette la palla per terra e prova a attaccare frontalmente, questa volta la spaccatura è efficace e arriva il primo canestro di Giulian Danilutti, il lungo extra cate che vale il 6-8 per i padroni di casa. Intanto Silvio Saini fa alzare Daniele Benzoni dalla panchina della V-Sport. Cozzoli si prende una tripla da gittata piuttosto dinamica, si lotta a rimbalzo con Danilutti che recupera da terra il possesso e Gallarate ha in mano il pallone per pareggiare o mettere il naso avanti, prova Bernardi a mettersi in proprio sfidando l'ex compagno De Conto, sfida fra giocatori di matrice ABA che avevano giocato la C-Silver in occasione della vecchia wild card utilizzata dalla società Alto Milanese con Maurizio Mosti in panchina, ora tecnico delle giovanili di Gallarate. Due liberi per Gioele Bernardi, il playmaker ex Trecate
ha la possibilità di impattare la partita quando mancano 5 minuti e 5 secondi al termine. Intanto Legnano getta nella mischia il Jolly Benzoni, sostituto di De Conto. Coppia di liberi convertita da Bernardi e parità a quota 8 con Gallarate che piazza un mini break di 5-0 dopo l'inizio favorevole a Gallarate, a Legnano ovviamente. Il taglio di Benzoni è falloso con il contatto subito da parte di Calzavara. Arbitri che puniscono la feticità del lungo di classe 80, tornato in maglia Knights dopo l'epopea della, a metà tra il primo e il secondo decennio del millennio in corso. Lo sbasso per Danilutti che prende un tiro frontale, rimbalzo offensivo di Ferrario e nuovo possesso per la S Solar con Bernardi che va al ferro ma sbaglia il misura dell'appoggio. Un tale rimbalzo, contropiede in sovrannumero per la V-Sport, Guidi finta la tripla e poi mette la palla per terra, il tiro in allontanamento, errore e ancora un pallone vagante raccolto a rimbalzo da De Conto. In realtà il cambio precedente era per Corti e non per il numero 2. Una volta c'è un cambio, ma è Filippo Baroggi a chiamarlo con Capitan Ciardiello a fare il suo ingresso sul parquet con la maglia numero 13. Fino a questo momento partita nella quale sono state più le difese degli attacchi a fare la differenza. Cozzoli va da Roncari, il pallone dentro per De Conto marcato da Ciardiello che però è fuori misura. Riparte Gallarate con Ciardiello che prova a entrare subito in partita e lucra un fallo da parte di Cozzoli. Ciardiello che ha preso un tiro da gittata, diciamo impegnativa. Altro trio di viaggi in lunetta dopo quelli precedenti di Cotto, di Ciardiello che pur entrando dalla panchina è il miglior marcatore di Gallarate in questo girone di andata. Matteo Clerici, due giocatori che escono dalla panchina per Gallarate, 13 di media per Clerici e 12 e 8 per Ciardiello. È proprio Baroggi comunque è pronto a effettuare un altro cambio con Giulio Marotto. Il giro e tiro tanto per Daniele Benzoni, morbidissima la giocata cadendo all'indietro per il lungo già campione del C-Gold regionale con Vigevano un paio di anni fa. Bernardi penetra e scarica, partiamo di passi però ai danni del regista di classe 99, evidentemente il cambio di step sostanzialmente per l'atleta altomilanese è costato la chiamata degli arbitri contro l'attaccante. Possesso legnanese con il pick and roll cotto di Benzoni, De Conto impostato a smistare di nuovo per il lungo di classe 80. Altra giocata di tecnica pura per il giocatore cresciuto nelle giovanili di Saronno, un molto tardivo con il basket che gli vale sostanzialmente una formazione giovanile italiana mancante tutte le volte da ottenere tramite deroga, ma ormai è una stabilità. 4 in fila per Benzoni, arriva intanto un cambio per Legnano con il numero 22 Fasani in campo al posto di Guidi, in precedenza errore di Marotto ma rimbalzo offensivo e extra possesso e però il playmaker di Sesto Calende non converte, almeno con il primo tentativo in lunetta non va la soluzione doppia da parte del playmaker 99 che poi cerca di tenere vivo il pallone e guadagna la rimessa. Evidentemente la sua scodellata sul corpo di un giocatore legnanese garantisce comunque la possibilità di rimettere in campo delle linee di fondo per Gallarate. Rotto per Ciardiello,
riceve Gatto in post basso contro Cottoli, il lavoro sul piede perno con una conclusione che però non è vincente, e poi Gatto spende un fallo. C'è bonus per Legnano ma non per la S Solar, o meglio c'è ora il bonus per la S Solar, e quindi dalla prossima soluzione arriveranno tiri liberi costanti per la V-Sport. Due cambi intanto per Baroggi, il numero 11 Clerici ed il numero 19 Freri entrano sul parquet del Palace Solar sul punteggio di più 2 V-Sport. Uscita di Fasani, si va da Cottoli, tre piccoli veri e propri ora per Gallarate, con Cottoli che manda in rotazione la difesa. Fasani, specialista della tripla, va però fuori misura con questa conclusione sul primo tentativo dall'arco. Rotto sul blocco di Freri che si apre e riceve, finta la conclusione, poi con la sua partenza in palleggio prova a sorprendere Benzoni. La sua iniziativa è viziata da un'infrazione di passi, arbitri che dunque fermano il gioco. Palla persa per la S Solar, piccolo vantaggio legnanese sul 12-10 in un primo quarto vissuto sulla via dell'equilibrio, sicuramente molto diverso rispetto a quella dell'andata, quando Gallarate comunque passeggiò almeno in avvio, poi Legnano tornò in partita impattando ma senza mai mettere il naso avanti. Ora una leggera supremazia territoriale da parte della V-Sport che lucra stavolta due viaggi in lunetta con Benzoni, la possibilità per il capitano legnanese di mettere altri punti sul tabellone. Ora cronometro fermo, sono 5 consecutivi per l'atleta di classe 80 che sbaglia però il secondo libero, più 3 V-Sport sul 10-13, ultimi 130 secondi scarsi della prima frazione. Esce Ciardiello che scarica in angolo per Raffreri, situazione non ottimale, ma l'uno contro uno contro Fasani è comunque efficace, trova un fallo da parte del difensore che col bonus vale due tiri liberi, ma anche senza bonus avrebbe prodotto lo stesso impatto. Va il primo per Freri, il primo punto per il giocatore ex Islago che vale il meno 2 per la squadra di Baroggi. 2-2 e punteggio che sale sul 12-13, ancora grande equilibrio in questa fase di partita. Possesso per Glegnano con Cotto a cercare Fasani, il post basso di Benzoni marcato molto da vicino da parte di Clerici, semigancio di De Conto stoppato da Freri, una buona pressione difensiva dell'S Solar per negare una ricezione interna a Benzoni. Ora la ripartenza da parte di Gallarate, fermati regolarmente Marotto che può andare un'unità con due tiri liberi, la possibilità del sorpasso per l'S Solar, mentre Legnano ritrova Marco Sant'Ambrogio, fermo per un problema muscolare nelle ultime settimane. Playmaker ex Gazzada, Saronno e Roburet Fides, quest'anno appunto ha sposato la causa di Legnano. Uno sul per Marotto e parità a quota 13 con Sant'Ambrogio a gestire subito il possesso. Si va da Cottoli che cerca Benzoni, l'uscita dal mezzo angolo e la tripla da parte del capitano legnanese. Sono 8 in fila i punti per Daniele Benzoni. Metà del bottino di Gallarate porta la sua firma. Dall'altra parte, a proposito di esperienza, Ciardiello risponde a tono. Attacca Fasani che a dispetto dei 16 anni di meno gli concede la partenza e l'entrata fino in fondo. Vale il canestro più un tiro libero supplementare a disposizione del giocatore con la maglia numero 13 che sbaglia però il tiro libero aggiuntivo. Anche errore di Toppo, Gallarate in lunetta in questo primo minuto. Sant'Ambrogio supera Marotto, il fallo da parte del
numero 4 dell'S Solar. Complessivo 3 su 13 al campo per Gallarate, con 8 su 13 in lunetta. Anche Miano però sta cominciando a trovare soluzioni costanti in lunetta. Altro cambio intanto per coach Saini, spazio al numero 24 Lorenzo Cedrati, altro elemento prodotto del vivaio Aba. Cedrati per Fasani, che ha già speso due falli nel tentativo di fermare Ciardiello. Doppietta per Sant'Ambrogio, che torna referto dopo qualche settimana di assenza. Più 3 di sport sul 18-15. Marotto per Freri, arriva una ricezione interna da parte di Ciardiello, arriva anche un fischio arbitrale di nuovo contro la difesa, e altri liberi in questa fase, sicuramente, dove il Lunetta ci si è andati parecchio da una parte e dall'altra. In realtà il fallo era su Ciardiello di nuovo, e Ciardiello, con tutta la sua esperienza, però di nuovo lascia qualcosa sul ferro. Una sorpresa, 3 su 6 dalla linea della carità per il capitano di Gallarate. Sant'Ambrogio sul blocco di Benzoni, prova a accelerare al ferro, lo scarico in angolo per Cottoli, che ha spazio ma non prende la tripla. Deve prendersi un tiro più difficile ora, con pochi secondi per andare al tiro, e segna un canestro di difficoltà notevole. Gran giocata da parte di Marcello Cottoli. Dall'altra parte ci prova Marotto, da poco oltre metà campo a tre punti, sfiora l'impresa, ma con le sue tre punte in piena attività, Legnano chiaramente diventa una minaccia costante a questo livello. Di fatto sarebbe la prima volta nel corso della stagione che la V-Sport può utilizzare appieno i suoi tre tenori. Ricordiamo che Benzoni all'andata si era infortunato dopo pochissimi minuti. Sant'Ambrogio è rientrato proprio in questa partita, l'unico sempre disponibile è stato Cozzoli, che in questo primo quarto comunque ha giocato prevalentemente per i compagni. Alla fine Benzoni comunque ha prodotto otto punti in 5 minuti, decisamente pingue il suo bottino. Entrambe le squadre con rotazioni comunque un po' condizionate dai falli. Gallarate che in linea teorica comunque ha una panchina un po' più lunga rispetto a Legnano, che ha comunque giocatori importanti come i tre sopracitati, ma anche tanti giovani dell'ABA come secondo quintetto di supporto. Si riparte con il primo possesso nelle mani di Legnano, scusate, Cedrati, Sant'Ambrogio, Cozzoli, Corti e Benzoni. Dunque un tetto più stazzato per la V-Sport. Bernardi, Ciardiello, Clerici, Calzavara e Freri invece i primi cinque della squadra di Baroggi. C'è un primo quarto di marca ospite, ma sicuramente il film della partita è ancora parecchio lungo. Si riparte con Sant'Ambrogio a manovrare, è un fischio lontano dalla palla, Marotto spende un fallo su Cozzoli, copia arbitrale molto fiscale comunque su questi contatti. Primo fallo per i giocatori che lo scorso anno Gallarate ha mandato a farci le ossa nella succursale di C-Silver a Cadorato Sempione, secondo polo dei tre dell'Hub, che comprende anche Cardano al campo. Sant'Ambrogio prova a rompere un raddoppio, ma Bernardi è bravo a capire l'intenzione e a mettere le mani sulla palla del giocatore di classe 88, che
oltre al ruolo di playmaker di Legnano, interpreta anche quello di istruttore del mini basket della Roburet Fides. Giardiello attacca sul blocco di Clerici, aspetta il movimento dei compagni, ritenzione interna per Freddi che si svita e prova ad andare al ferro, ma nella raccolta del pallone si palleggia su un piede, palla persa dunque per l'atleta ex Cisdago. E allora Legnano che è pronta a rimettersi in moto, 9.30 a giocare, soltanto 30 secondi trascorsi sul cronometro del secondo quarto. Bendone sul perimetro, il taglio di Cedrati che riceve, prova ad attaccare spalle a canestro contro Cerdiello, va in svitamento ma il tiro è deviato da Cerdiello e poi il pallone è recuperato da Freri. Bernardi a giocare il pick and roll con il lungo che si apre poi sul perimetro, in realtà è pick and pop ma il tiro non ha ritmo, è molto lungo, rimbalzo altrettanto lungo nelle mani di Clerici che lavora sul blocco con Bernardi, prova ad attaccare il cambio di difensivo con Sant'Ambrogio, prova un fallo Gallarate con Freddi che non aveva trovato il ritmo per la tripla immediata e si era avventurato in palleggio. Cambio di sport con Guidi a prendere il posto di Cozzoli sul perimetro. Il nuovo Gallarate a mettersi in moto con Freri a cercare Cerdiello. La palla sotto per il lungo, il passaggio per Marotto che torna sul perimetro, alla fine non trova una soluzione efficace, l'attacco gallaratese, arriva un'altra palla persa su una rotazione di palla che non produce effetti in questa circostanza. Riposo per Benzoni e ritorno sul parquet per De Conto, chiaramente capitano degli Knights, deve ancora amministrare la sua condizione, campionato che comunque terminerà all'11 luglio perché arriverà agli spareggi finali, quindi chiaramente le forti vanno anche dosate, svitamento di Corti fuori misura, Cerdiello attacca facendosi spazio contro Cedrati. Questo tiro sulla linea di fondo per il bomber di Casa 84 e i primi due in un secondo quarto dove non si era ancora trovato la via del canestro da una parte e dall'altra. Guidi sul blocco di Corti, va a colpire dai 6.75 il giocatore reduce dalla stagione passata in Maglia Knights, che era ripartito dalla Cigold dopo la cessione del titolo di Serie 2 a Napoli, 5 stagioni memorabili davvero per la società del presidente italiana in Serie 2. Freddi finta da un chiudone e poi si butta dentro con un tiro acrobatico che però non lo premia. Legnano che riesce con molta efficacia a fare massa al centro area e Gallarate che rispetto al solito non riesce ad aprire il campo per le triple dei lunghi. Cerdiello finta la tripla e poi si butta dentro per Freddi, ora un tiro piedi per terra che però è decisamente corto, soprattutto tutti i possessi di fatto finiscono nelle mani di Freddi e nessuno invece in quelle di Clerici che abitualmente è un terminale importante. Legnano a più 6 con la palla per provare a allungare, buona lettura di Sant'Ambrogio sul cambio difensivo del pick and roll, il fallo di Cerdiello sul mismatch contro Corti, mentre Saini continua a centellinare le forze dei suoi veterani. Arriva il cambio per Sant'Ambrogio col ritorno sul parquet di Roncari in regia, mentre Baroggi pesca Stefano Picotti dalla panchina dando riposo a Marotto. Guardate che non riesce a trovare un riferimento offensivo costante, fino a questo momento 0 per Calzavara, 0 tiri per
Clerici, errore legnanese, ma rimbalzo offensivo. Loncari cerca una palla dentro, ma si fa intercettare il passaggio da parte di Picotti, Gallarate che corre ma non trova una soluzione primaria, allora deve lavorare di nuovo a metà campo con Clerici che prende il primo tiro della sua partita e dimostra quanto dicevamo in precedenza, ossia che è un'arma determinante per l'attacco S Solar. 3 per il lungo ex Valcellese Gazzada, dall'altra parte Roncari ci prova a replicare ma sbaglia, rimbalzo lungo per Bernardi, fermato dal fallo da parte di De Conto. Si tratta del secondo di squadra per la V-Sport, mentre dall'altra parte in realtà il primo di squadra per l'Esport che non ha ancora messo penalità in questa frazione. Un altro Dani Lutti sotto il canestro di Gallarate, lui a bloccare per Bernardi che poi lo attiva in maniera dinamica. Lutti di nuovo per il suo playmaker che si prende una tripla in step back con poco ritmo, arriva l'errore e il rimbalzo di Roncari, si mette in moto Legnano che ora in campo un quintetto chiaramente senza un attaccante designato. Poco importa a De Conto che invece prende una iniziativa personale dritto per dritto, subisce il fallo e direi che no, invece non va in lunetta, francamente ci aspettavamo una chiamata diversa. Torna Fasani per Cedrati invece nelle file degli Knights. Silvestrini catechizza il suo numero 24, Silvestrini peraltro quasi riconoscibile senza più l'abituale pizzetto che lo ha accompagnato nei più di 30 anni, ultra trentennale carriera tra minors milanesi e varesine. Possesso V-Sport, Roncari sul blocco di Corti, pareggio sul posto che non porta vantaggi, Guidi deve provare da tre punti, il tiro è fuori misura, De Conto però lotta a rimbalzo con grande energia, strappa la palla dalle mani di Lutti e garantisce un nuovo possesso alla formazione leganese che comunque su questi secondi tiri ha raccolto parecchio. Roncari per Guidi che prova a mettersi spalle a canestro contro Bernardi, tiro cadendo all'indietro per l'ex campione regionale Under 20 con Maurizio Mosti. Penetrazione con scarico di Picotti per Clerici e arriva la seconda tripla di Matteo Clerici, stessa piastrella del canestro precedente, 6-0 Clerici e parità ristabilita quota 24. Ora in questa frazione sicuramente le difese stanno prendendo il sopravvento, però diciamo in campo in cui detto senza riferimenti offensivi degni di nota. Roncari va a prendersi una soluzione nel traffico abbastanza avventurosa, alla fine ne esce un canestro a voragine davvero, passaggio dietro la testa dopo una virata abbastanza arbitraria, ma comunque bravo De Conto a recuperare il pallone. Intanto dall'altra parte buona palla di Bernardi per Dani Lutti che però poi sbaglia la misura del semigancio, lotta selvaggia sul pallone vagante, alla fine salomonica contesa, ma la freccia del possesso premia la difesa, mentre Saini, che ha fatto riposare i suoi due veterani di riferimento, rimette in campo Sant'Ambrogio e Benzoni per i minuti conclusivi di questa frazione numero 2. Percentuali dal perimetro, dal gioco interno piuttosto modeste per Gallarate, 1-6 per Denuti fino a questo momento e complessivo 3 su 14 da 2. Mi hanno attivato meglio dal campo con 8 su 20 complessivo, va al ferro subito Sant'Ambrogio che trova il fallo di Picotti, pronto il cambio di Baroggi che ripropone Marotto per il suo numero 17, mentre torna Ferrario
per Calzavara. Zambrotto sbaglia il primo libero, secondo errore della partita per Legnani. Non è da 6 su 8 fino a questo momento dalla linea della carità per la Visport. Va col secondo il playmaker di casa 88 che vinse un Memorial Rizzi o trofeo Barilà o giovani leggende che dir si voglia. Intanto Clerici con un prete del tiro da guardia va a sbagliare, tra l'altro con Sant'Ambrogio giocava anche Francesco Fogato, oggi GM di Gallarate. Dall'altra parte Guidi fino al ferro con una giocata di forza, 8 punti per Alessandro Guidi con 3-7 del campo, raggiunge Benzoni come top scorer degli Knights e ridà 5 lunghezze di vantaggio alla Visport. Adesso bottino a fine primo quarto, intanto Danelucci prova a attaccare contro Corti, parla fuori per Manotto che va all'uno contro uno di mano sinistra, ma il tiro è fuori misura, ma di nuovo Gallarate recupera il pallone, non si avvede però Marotto che il cronometro stava scadendo. Arriva fallo tecnico alla panchina di Filippo Baroggi che si era lamentato in maniera non esattamente urbana di quello che a nostro avviso però effettivamente era stato un errore, ossia 24 secondi non azzerati. Diciamo che il rimbalzo difensivo di Legnano avrebbe dovuto portare comunque a una nuova azione, poi in realtà evidentemente il tavolo ha giudicato che non c'era possesso pieno, dunque non ha azzerato il cronometro dell'azione. Totale generale, palla persa per Gallarate, tecnico della panchina per Filippo Baroggi e comunque la sanzione non costa alla S Solar in virtù dell'errore di Guidi sul tiro libero che lascia 5 il vantaggio degli ospiti, ma c'è comunque il possesso per Legnano che comunque era già in possesso di palla vista l'attribuzione della palla persa. Benzoni contro Danelucci, Sant'Ambrogio sul perimetro prova a attaccare il canestro, va a sbattere contro l'aiuto di Clerici, arriva l'infrazione di passi, corretta la chiamata arbitrale circostanza, buon lavoro in aiuto da parte del lungo del 92. Ultimi 200 secondi, anche i 190 ormai alla fine del primo quarto, Danelucci cerca un passaggio nel traffico abbastanza improbabile, un contropiede legnanese, si apre Guidi a 3 punti e si prende la tripla dal perimetro. Ora il gap comincia a diventare significativo, Alessandro Guidi sale a quota 11 ed è il primo giocatore in doppia cifra nell'economia della partita. Canestro è il più 8 per la Visport. Time out per Filippo Baroggi sul punteggio di 24 Gallarate, 32 Legnano. 5 su 11 da 3 la statistica per gli ospiti, mentre Gallarate paga un 2 su 16 da 2 che definire rivedibile è abbastanza eufemistico. Gallarate finora ha abbastanza litigato col ferro, 3 su 16 da 2, 3 su 8 da 3, 25% complessivo dal campo, c'è anche un 9 su 16 in lunetta che su una partita da 8 punti di scarto comunque gioca abbondantemente un suo fattore di riferimento. Torna in campo con il cronometro che dice esattamente 3 minuti alla pausa lunga di questo derby della prima di ritorno della C-Gold. Marotto penetra e scarica per Danelucci, questa volta una ricezione molto profonda con una buona spaziatura, due facili al vetro in semigancio per il giocatore di origine piemontese che porta a quota 4 il suo bottino personale, mentre Baroggi prepara il rientro di Ciardiello per il rush finale. C'è un fallo intanto di Ferrario sul taglio di Benzoni. Copia arbitrale fiscale fin dall'avvio su questi contatti e arriva una sanzione che manda nuovamente lunetta a cronometro fermo il capitano di Legnano. Ora Guidi è
il top scorer dei suoi. Lungo riposo per Cozzoli in questo secondo quarto, anche in virtù dei due falli commessi nel finale del primo. Doppie cifre anche per Benzoni, 11 per Guidi e 10 per il Benzo nelle file della V-Sport. Marotto per Danerutti, ancora ben innescato in movimento. Arrivano 4 punti consecutivi da distanza ravvicinata per il pivot ex Trecate. Un buon canale interno per un Gallarate che aveva tirato male, ma male, male, male nei primi 17 minuti e rotti, diciamo 18% a 2, assolutamente insufficiente. Stavolta di nuovo un fallo che manda in lunetta un giocatore in maglia nera e altra coppia di liberi per Alessandro Guidi. Va col primo il giocatore che fino a questo momento ha fatto la differenza, 12 punti con 4 su 8 al tiro, o meglio 13 punti con 4 su 8 al tiro e solo 2 su 5 in lunetta. Anche Mignano comunque ha totalizzato un 10 su 16 dalla linea della carità. Ciardiello nel traffico, più del palleggio e cerca una palla sotto per Danerutti che riceve veramente in un pertugio, sbaglia da sotto ma segue con grande energia il suo rimbalzo, il fallo di Corti. E comunque non costa tiri liberi per Davi Sport in virtù della penalità numero 3 di squadra della formazione di Saini. Rimessa dal fondo, scusate, rimessa laterale per la squadra in maglia bianca. In realtà va dal fondo alla fine. Come dire, pareva abbastanza chiaro. Marotto attacca Sant'Ambrogio, arriva al ferro ma viene stoppato da Corti, contropiede Legnanese con il lancio a tutto campo per Guidi che trova la coordinazione per andare a bersaglio nonostante il contatto. 15 punti per Alessandro Guidi, un giocatore meno atteso rispetto ai tre più conclamati, ma chiaramente ha punti nelle mani per fare la differenza. Si apre Ciardiani in angolo per la prima tripla della sua partita dopo la scivolata di Fasani. Entra in partita anche il capitano legnanese, anche il capitano gallaratese, anche per lui doppia cifra a quota 10. Dall'altra parte però Sant'Ambrogio si innesca e piazza il canestro del più 9 per la V-Sport. Marotto cerca Danerutti in post basso, arriva a raddoppio, falloso però da parte di Sant'Ambrogio. Gallarate che sta cercando molto il gioco interno in questa fase di partita. Danerutti che ha prodotto sicuramente degli spunti offensivi. Arriva un cambio per Saini, ultimi 48 secondi della frazione, con Guidi a prendere il riposo. I complimenti del coach milanese e del suo assistente Davide Giglietti per il giocatore che fino a questo momento ha fatto davvero la differenza. Rimessa al fondo per la S Solar a 48 secondi dalla sirena di metà gara. Riceve Ferrario e va da Ciardiello che attacca sul blocco Danerutti. Lo scarica in angolo per Ferrario che ha tanto spazio con i piedi per terra, tiro aperto ma non convertito. Gran balzo di Marotto ma alla fine la palla finisce nelle mani di Legnano. Fasani in angolo cerca un compagno sul perimetro. Arriva l'infrazione di piede chiamata ai danni di Fasani che ferma l'eventuale ripartenza di Gallarate, ma alla fine Ciardiello comunque accetta la chiamata arbitrale. 29 secondi all'intervallo lungo, possesso per la S Solar che prova a limare il gap. Ricordiamo l'andata comunque la vittoria esterna di Gallarate per 79-72, dunque conterà eventualmente anche la differenza canestri nel caso di ribaltamento dell'esito di quella partita. Gallarate ha il possesso ma sono circa 4 secondi di discrepanza
tra il cronometro dell'azione e quello della partita. Ciardiello sul cambio contro Corti, prova ad attaccarlo, trova il fallo ed è chiaramente la soluzione migliore, perché vuol dire tiri liberi a cronometro fermo, lasciando comunque 12 secondi alla manovra avversaria, ma comunque mettere punti sul tabellone chiaramente era la priorità di Gallarate. 10 punti in 10 minuti per Capitan Ciardiello, ma a parte il bottino di Clerici, due triple di Clerici, Gallarate ha avuto poco dal resto della truppa. Salito al 30% la statistica dal campo della S Solar, Regnano però viaggia al 50, 6 su 12 da 2, 6 su 12 da 3, più 10 su 16 lunetta. Ciardiello converte il primo libero e sono 11 per l'atleta di classe 84. Due su due per Ricciardo e cambio per coach Baroggi, che dà l'ultima chance difensiva a Cristian Gatto, mentre c'è il time out di Silvio Saini e del suo staff, che vogliono organizzare l'ultimo possesso di questo primo quarto. Comunque di marca abbastanza stabilmente Knights, due volte a più 9 il massimo vantaggio per gli ospiti nel cambio di una partita comunque già guidata dalla V-Sport sul 16-21 di fine primo quarto. Guidi 15, Benzoni 10, Sant'Ambrogio 5, Scozzoli 6, nonostante due falli rapidi per il giocatore di origine pugliese. Qua c'hanno 4 punti di deconto, questo è il tabellino completo per la squadra di Saini. 6 Danaruti, 4 Gatto, 2 Bernardi, 1 Marotto, 6 Clerici, 12 Ciardiello e 2 Freri invece i marcatori per Gallarate, che paga sicuramente questo 5 su 20 da 2, quantomeno migliorabile. Ultimo assalto affidato a Sant'Ambrogio, ormai pochi secondi sul cronometro, smitta per Benzoni, di tocco per Guidi che ha spazio piedi per terra, liberissimo, tiro aperto ma non mandato a bersaglio, ci riprova sulla sirena di metà gara e però sbaglia di nuovo. Finisce il primo tempo con il vantaggio esterno della V-Sport Legnano per 40 a 33 sul parquet della S Solar Gallarate, con 15 di Guidi e 10 di Benzoni. Non bastano 12 di Ciardiello invece fino a questo momento nelle file dei padroni di casa. Ora pausa da 10 minuti, poi di nuovo con noi per il secondo tempo di questo derby di alta classifica e si vede sul campo fino adesso fra Gallarate e Legnano.
Ultimi scampoli di riscaldamento, o meglio ultimi dettami da parte degli allenatori dopo il riscaldamento a metà gara della sfida di alta classifica del girone C della C-Gold fra S Sport Gallarate e V Sport Legnano, e Sassola Gallarate per la verità, e V Sport Legnano. 33 per i padroni di casa, 40 per gli ospiti, percentuali sicuramente premianti per la formazione di Silvio Saini, che ha avuto 15 punti da Alessandro Guidi e una fiammata di alto livello da parte di Daniele Benzoni, 12 per Ciardiello per Gallarate, che però ha litigato malamente col ferro di tanto ravvicinata e ha chiuso il primo tempo con un rivedibile 5 su 20 dall'area colorata. Ora le squadre riprendono posto sul parquet agli ordini della coppia arbitrale Marenna Musolino. Il primo possesso del terzo quarto è a disposizione di Gallarate, che riprende il gioco con Bernardi, Calzavara, Gatto, Clerici e Danelutti. Torniamo attorno a Cozzoli dopo il lungo riposo di tutto il secondo quarto. Si apre subito Clerici, che prova la conclusione da tre punti, ma il suo tiro era spinto dal ferro. Gallarate, Legnano con Roncari che apre marcature con un guizzo acrobatico. Primi due per il playmaker del 2001, lanciato in quintetto visto un Sant'Ambrogio ancora non in condizioni ottimali. Intanto Calzavara perde la maniglia in penetrazione, non del tutto soddisfatto del mancato fischio arbitrale, diciamo. Per Legnano comunque quintetto con Guidi, Cottoli, Roncari, De Conto e Corti, di fatto i primi 5 di inizio gara. In fazione di campo intanto sul possesso che Legnano sta amministrando sul perimetro, un po' di pressione da parte di Gallarate, il passo comunque abbastanza banale. Giole Bernardi ad amministrare in regia per Calzavara, fino a questo momento 0 punti e 3 errori dal campo. Danelutti dal post alto ha spazio per un jumper, parabola altissima che però non è premiato dal successo. Il tocco dell'attacco della difesa dell'Alianese, che torna a gestire ora il pallone sul fronte offensivo. De Conto per Cotto, di chiesa dal blocco con spazio, la sua triple però è fuori misura. Tocca l'S solo ad attaccare, questa volta con Calzavara che si mette la spalla, ma la sua iniziativa è viziata da un contatto falloso. Cozzoli ha preso una buona posizione sulla sua casella difensiva. Terzo fallo per Marco Calzavara, la chiamata di Filippo Baroggi che prova la carta della difesa zona, già utilizzata anche nel match di andata peraltro. Più 9 Legnano e possesso V Sport, la prima iniziativa contro l'arrocco in 2-3 di Gallarate. Guidi in palleggio per Roncari, tiro dal mezzo angolo che non va a bersaglio, si batte a rimbalzo con Gatto e De Conto che si battono sul pallone vagante. Alla fine però Legnano recupera l'extra possesso. Guidi chiuso, il pallone nelle mani di Corti, di nuovo Guidi che prova ad attaccare, bravo Bernardi a sporcare il palleggio, riesce a recuperare la palla ma la spazzatura del contropiede è piuttosto precaria. Alla fine di forza, di energia, di voglia, Clerici tiene vivo il possesso e lucra un fallo, sicuramente la gestione del contropiede è stata abbastanza sofferta. Bernardi per Clerici, consegnato di nuovo per il playmaker di Gallarate che gioca il pick and roll con l'ala del 92, si apre Gatto sul perimetro che prova ad attaccare, Guidi lo scarico fuori per Danelutti, ancora una volta però un giocatore in maglia bianca va a sbattere nel traffico. Il cambio chiamato da Saini che rimette in campo Benzoni come possibile grimaldello contro la zona.
corto sul perimetro, la palla dentro perde conto con il fallo di Calzavara ed è il quarto. Quarto fallo per Calzavara, mentre Seini pesca di nuovo dalla panchina i suoi giocatori di riferimento con Sant'Ambrogio di nuovo sul parquet. Sempre due uguale, sempre zona per Gallarate con Benzoni che riceve da Sant'Ambrogio e subito gonfia la retina dalla media distanza. Sono 12 in altrettanti minuti i punti per Daniele Benzoni. La palla sotto per Gatto che fatica a domesticarla contro Guidi, ora prova ad attaccare l'avvicinamento, lo scarico fuori per Calzavara che questa volta trova il fallo del difensore, dovrebbe essere Guidi ad aver speso il contatto, così è infatti, c'è comunque solo rimessa dal fondo per la squadra di Baroggi. Massimo vantaggio di Sport sul più 11 in avvio del terzo quarto. Seini che ha messo in campo calibri pesanti per battere la zona, ma il problema di Gallarate resta comunque l'attacco. Altra palla persa e possesso di Sport con Cozzoli che ribalta al lato per Guidi, buona rotazione di palla, Cozzoli ha un tiro aperto stoppato da parte di Clerici con una giocata di grande energia. Quello di Gatto, sinceramente ce lo siamo proprio persi. Abbiamo il time out chiamato da Baroggi, un momento di difficoltà abbastanza chiara per Gallarate dal punto di vista della gestione offensiva. Zona che prova a alzare un po' il volume, ma sicuramente il problema per Gallarate resta quello dell'attacco, che resta piuttosto complesso. Tre punti in tre minuti e spiccioli sostanzialmente per Gallarate in questo avvio del terzo quarto. Legnano ha preso ora 11 lunghezze di margine, era comunque un possesso offensivo, ma il problema della messa a punto della manovra, della produzione della manovra offensiva, chiaramente è quello fondamentale per Gallarate, che è sceso di nuovo sotto il 30% del campo, ora 27% al tiro con 5 su 23 da 2 per la formazione di Baroggi. Possesso di Sport con la manovra affidata a Sant'Ambrogio, tornata al fine individuale con i cambi, se abbiamo visto male la squadra di Baroggi. Qui magia vera di Benzoni che con la sensibilità dei polpastrelli di un pianista gioca a vedere tutto il suo talento nel tiro. Qui invece l'ottima palla di Gatto per Calzavara, ma per Gallarate sembra proprio non essere serata. Il appoggio al vetro di mano sinistra è corto, vale comunque due liberi, ma poteva essere comunque un 2 più 1. Resta in ogni caso la possibilità di andare in lunetta e mettere punti sul tabellone per la prima volta nell'arco della partita da parte di Marco Calzavara. Non va il primo libero ed è un altro segnale che proprio non è serata. Intanto Benzoni 14 punti con 5 su 5 dal campo in 12 minuti, davvero a cesellare, a distillare meglio ancora talento in queste sue minuti di qualità. 2 su 2 per Calzavara, più 13 per la Disport, possesso contro la zona
Guidi penetra e scarica per Sant'Ambrogio, tanto spazio per Fasani che si prende un pallone diretto a tiro dalla linea di fondo, ben eseguito il suo jumper. Ora Legnano ha più 15 e sembra davvero in controllo. Galarate deve trovare in qualche modo una scintilla per rientrare in partita anche a livello psicologico. Ci prova con Daniele Lutti che batte Benzoni, non trova aiuto centroarea e va a segnare il canestro del meno 13. Fasani dall'angolo buca la difesa su un cambio, un accoppiamento mancato. Ora Legnano vede il canestro grande come una vasca da bagno, 8-19 dall'arco e più 16 con i 5 punti in fila firmati da Fasani. Dall'altra parte Ciardiello si apre sulla linea di fondo con un jumper morbidissimo, a proposito di colpastrelli fatati, comunque duello Ciardiello-Benzoni di altissimo livello. Viene da pensare però che ancora sono gli over 35 a fare la differenza in questa Seagold, come dire, non è un paese per giovani in questo caso. Gran palla dentro per Benzoni, questa volta sfrutta il fisico e non la mano morbida, ma alla fine il risultato è sempre quello, ne mette due che valgono il bottino numero 16 per il capitano degli Knights. Due cambi pronti per Baroggi, Marotto e Freri pronti a fare il loro ingresso in campo, riescono a Calzavare e Bernardi in questa fase di partita, giocherà ora con Grazie, gioca con tre lunghi, comunque con un quintettone molto stazzato. Riceve Ciardiello che attacca Sant'Ambrogio di mano sinistra, arriva la palla sotto a Danuti che è quadruplicato, gira la palla sul perimetro, Marotto prova a attaccare di nuovo con dinamicità, lo scarico sotto per Danuti che questa volta trova un angolo efficace, ne mette altri due e sono 10 messi a segno. Di nuovo dall'angolo Guidi ci prova con spazio ma va fuori misura. Marotto a tutto campo con una giocata di energia, Galarate che fatica a trovare il campo aperto che è comunque la base del suo attacco in maniera abituale. Rarissimo contropiede che ha portato dei vantaggi alla squadra di Baroggi, quantomeno dei vantaggi per la possibilità di mettere punti sul tabellone con questa coppia di liberi per Giulio Marotto. Sbaglia però il regista ex Casorate, continua il litigio di Galarate col ferro. 1 su 6 della linea della carità per il playmaker del 99, 11 su 22 totale, 11 liberi sul ferro e 14 da recuperare per la squadra di Baroggi. Intanto sempre, intanto tornata a uomo la formazione in maglia bianca. Sbaglia da fuori Benzoni, il primo errore della sua partita, poi Sant'Ambrogio cerca la palla dalle mani da Nelutti con una zampata non considerata fallosa da parte degli arbitri, ma comunque il possesso resta nelle file di Galarate, non c'è animosità in ogni caso su questa situazione di gioco. Il cambio per Saini con il ritorno di Cozzoli per Fasani. Ciardiello nel traffico in avvicinamento al ferro con un tiro acrobatico che però non è premiato dall'esito positivo. Distanze che restano ampie in questa fase di partita. Marotto ruba palla dalle mani di Sant'Ambrogio e prova a sprintare tutto campo. Canestro facile su palla recuperata, un paio di azioni in campo aperto. Galarate deve ritrovare la difesa come arma principale per provare a riaprire questa partita che Legnano sul più 16 sembrava aver archiviato. Resta comunque sostanzioso il gap con 12 lunghezze di margine fra la seconda forza Essesolar e l'attuale quarta forza V-Sport. Ricordiamo comunque altri scontri diretti in arrivo settimana prossima, giovedì big match al Pala Borsani con Legnano che ospiterà Saronno, mentre
la squadra di Filippo Baroggi tornerà sul parquet del Palace Solar contro Milano 3, che attualmente condivide il secondo gradino del podio con il BBG a quota 10 punti dietro i 12 di Saronno. Ventuno al termine del terzo quarto, partita che resta comunque combattuta al di là del lungo importante da parte degli ospiti, che chiaramente con questo Benzoni comunque sono in grado di competere a un livello superiore all'attuale quarto posto. Benzoni che di fatto è stato assente per quasi tutto il girone d'andata, tenendo conto anche della lunga assenza di Sant'Ambrogio. Magnano ha messo in cascina un buon bottino. Guidi prova a cercare Benzoni, che riceve ora in post basso contro Clerici, tiro acrobatico ma fuori misura. Ora Granate comincia a graffiare davvero in difesa, rimbalzo da Lutti, la palla per Marotto, rientra bene Legnano e si accoppia in transizione, il pick and roll con Marotto che cerca il taglio da Lutti, che però aveva sostanzialmente bloccato a memoria senza seguire la soluzione proposta dal compagno. Arriva una palla persa che dà a Legnano un nuovo possesso, 2.35-2.30 a giocare ormai, con Bottoli che lavora sul blocco di corti, direzione di Guidi che mette la palla per terra, attacca a Clerici, c'è un mismatch con il quintettone gallaratese che permette ad Alessandro Guidi di arrivare al ferro con questo uno contro uno frontale e dinamico contro un avversario abitualmente utilizzato da lungo. E allora Guidi guadagna una coppia di liberi sul punteggio di 41-53, converte il primo e porta a 16 sul bottino personale, 15 nel primo tempo per l'ara del 95, che è stato sicuramente il fattore nel allungo iniziale degli ospiti. Il cambio di Saini con nuovo riposo per Sant'Ambrogio, rimpiazzato da Roncari, Sant'Ambrogio chiaramente ancora da centellinare, è rientrato dopo 3 settimane di stop, prova a difendere forte Cozzoli su Ciardiello, Ciardiello che cerca il contatto. Alla fine però l'arbitro lascia correre. Possesso di sport con Cozzoli che prova ad attaccare un po' Ciardiello, ma gli ruba il tempo sulla virata. Poi arriva la chiamata dell'arbitro Coda, sostanzialmente a metà campo, per l'infrazione di piede. Cozzoli che ha cercato una sorta di stop stile calcio da terra per bloccare l'eventuale ripartenza di Gallarate. Totale generale, palla persa, comunque è rimessa in favore della BBG con Bernardi che va a cercare Clerici, pronto a rendere la pariglia. Guidi sulla situazione tecnica opposta a quella che abbiamo appena visto. Guidi ha puntato Clerici su uno contro uno frontale e ha lucrato un fallo convertito due volte in lunetta. Clerici invece attaccato in post basso, Guidi sul mismatch e ha lucrato un 2+1. Buono il canestro per Matteo Clerici che sale a quota 8 e c'è anche il tiro libero supplementare con Saini che ripropone Fasani al posto del suo numero 14. Clerici in lunetta per Gallarate, buca il primo tiro libero della sua partita ed è 12-23 la statistica della S Solar. Cozzoli per Benzoni che si allarga sul perimetro, poi con un jumper morbidissimo dalla media distanza dimostra nuovamente di avere un tocco davvero clamoroso
in questa soluzione di arresto e tiro. Bernardi prova ad attaccare contro Corti, Zingarata che non ha esito vincente. L'ultima deviazione è per un giocatore in maglia nera. Extra possesso gallaratese sulla più 13 per gli ospiti. Benzone è arrivato a quota 18 in 16 minuti. Ottimo scarico di Ciardiello per Goliluppi, che raccoglie un altro passaggio smarcante di un compagno. Sale a quota 12 con 8 rimbalzi all'attivo. Riferimento offensivo comunque importante dopo un avvio incerto al tiro. Arriva l'anticipo di Bernardi sulla palla sotto per Benzoni, contropiede Gallaratese con il passaggio schiacciato per Perici, e dicevamo, ora Gallarate in difesa inizia a graffiare e trovando canestri facili in campo aperto riesce comunque a scendere sotto il muro delle 10 lunghette di svantaggio. Andiamo, si affida a Cottoli che prova ad attaccare contro Freri, marcato faccia a faccia Benzoni da Cervelli in questo momento. Roncari che prende un jumper e alla fine guadagna un'opportunità ghiotta in lunetta con Danelutti che spostandosi è andato a colpire il tiratore. Non esattamente una situazione molto ispirata, soprattutto perché appunto da Alenano l'opportunità di mettere punti sul tabellone a cronometro fermo in un momento in cui Gallarate aveva una mini inerzia favorevole. 2 su 2 per Roncari, di nuovo 11 di vantaggio per gli Knights sul 48-59. Palla sotto per Clerici, Danelutti per Ciardiello che ha spazio da tre punti per una tripla che gonfia la rettina. Questa volta difesa di Legnano poco attenta alla situazione. Corti cerca Cozzoli però fuori tempo massimo e allora la tripla di Capitan Ciardiello fissa sul 51-59 il punteggio alla terza sirena. Legnano sempre al comando con 18 di Benzoni e 17 di Guidi, ma Ciardiello salita a quota 17 e con gli 11 di Clerici sicuramente è in partita la squadra di Baroggi. Legnano sembrava assolutamente in controllo sul più 16 contro la zona. Ora la difesa di casa sta effettivamente riuscendo a togliere un po' di fluidità alla circolazione di palla della compagine di Saini e qualche giocata in campo aperto comunque ha quantomeno dimezzato il gap da più 16 a più 8, anche se chiaramente il vantaggio costante della formazione legnanese nell'economia della partita è stato tale appunto sin dall'avvio. Ultimo intervallo corto da 2 minuti e fra una trentina di secondi, quando scadrà la pausa prescritta dal regolamento, prima rimessa in gioco del pallone per la parte finale di questo derby della giornata numero 8 della C-Gold Lombarda. Ricordiamo prime 4 playoff dopo la 14ª giornata che è in programma il 28 di maggio, quindi è ancora abbastanza lungo il cammino della regular season. Gallarate seconda, Braccetto con Milano 3 a quota 10, dietro a Saronna 12 ma davanti a Legnano 8. Queste sono le 4 squadre che oggi come oggi sarebbero protagoniste della post season, con l'Accademy Varese fuori classifica. Vedremo poi se andando a quota 4 riuscirà a riaprire i giochi. In ogni caso contano per ora le due squadre in campo in questo derby sicuramente ghiotto. Legnano subito col possesso in mano, il pick and roll Cotto di Corti, stoppata di Freri ai danni del lungo di scuola Desio. Gallarate prova a correre con Legnano che rientra comunque bene, ma Bernardi e Danelutti non si intendono sulla misura del passaggio. Due cambi per Saini con
il riposo di Benzoni rimpiazzato da De Conto, mentre torna Sant'Ambrogio per Roncari sul perimetro. Il dottore di Gallarate che comunque sicuramente ha dato un patto felicità alla difesa. Sant'Ambrogio sul blocco di Corti, raddoppio forte di Danielutti, quella che gira sull'altro lato, Cottoli con un ottimo scarico per Corti, questa volta converte il passaggio dentro l'area, primi due per l'ultimo superstite degli Knights dell'era della Serie 2, stagione 2018-19, con Alberto Mazzetti in panchina. Alberto Mazzetti peraltro in tribuna in questa serata dopo l'esonero da Palermo del mese scorso. Bernardi intanto va al ferro segnando il quarto punto della sua partita e tenendo ancora le distanze a quota 8. Cotto di perde conto in post-alto, su uno contro uno, tocca Clerici, palla nelle mani di Fasani che si prende un jumper aperto ma non convertito. Maroggi che invita i suoi a spingere sull'acceleratore, questa volta però spingere sì, ma pure troppo. Bernardi perde la maniglia sul pallone vagante da addomesticare e allora arriva la palla persa che permette a Legnano di respirare. 8 e 15 al termine, uscita di Cottoli sul perimetro, ancora il pick and roll con Corti, ancora la palla dentro sul raddoppio contro Cottoli, questa volta la palla gira per le esterne, Roncari arriva sotto il ferro, fallo di Clerici dopo un altro un'incursione a voragine, la chiamata, la richiesta dei passi di Clerici non è, se vogliamo, del tutto fuori logica. Con Ferrario per la squadra di Baroggi al posto di Clerici, Roncari la sul ferro, il primo tiro libero a sua disposizione, ne ha comunque un altro da eseguire che manda a bersaglio. Più 9 di Sport sul 5-3-6-2, ultimi 8 minuti scarsi. Uccide di Ciardiello che prova ad attaccare Fasani, scarica per Freri che ha spatti i piedi per terra, ma stasera il suo grimaldello non sembra essere attivo. Errore rimbalzo di Sport con Cotto di amministrare di nuovo sul blocco di Corti, la palla sotto per il lungo ex Desio che prova a lavorare in avvicinamento, so se mi lancio fuori misura. Cardiello recupera il possesso, Bernardi per Ferrario che poi torna al suo playmaker, prova a puntare Roncari, lo batte in uno contro uno, contatto falloso che non vale tiri liberi ma comunque produce il primo fallo del quarto periodo a carico della V-Sport, mentre Baroggi ripropone Picotti al posto del super mega titolare. Guardate che ha bisogno chiaramente di rientrare in scia in questa fase di partita. Ciardiello in step back con un tiro a parabola alta, c'è però un fischio a rimbalzo contro un giocatore in maglia bianca, Ferrario, se non abbiamo visto male, a rimbalzo. In realtà no, è Calzavara che era appena rientrato. Calzavara di fatto totalmente fuori partita, 5 falli e 0 punti in 14 minuti con 0 su 3 dal campo e 0 su 2 liberi. E assente Hacker comunque con il suo alter ego offensivo mai riuscito ad entrare in partita. Cottoli da 3, parabola alta e errore dal perimetro però per il giocatore ex Sangio. Picotti per Freri che aspetta un compagno e Marotto a giocare sul perimetro sfruttando il suo velo, ribalta al lato per Picotti che poi prova a dare un avvicinamento, chiude il palleggio cercando di nuovo Marotto, solo 6 secondi per andare il tiro, palleggio verso il tiro
frontale per il giocatore del 99 che va a sbagliare, rimbalzo per Cozzoli che impegna la corsia di sinistra e poi gioco il cronometro contro la pressione di Marotto, ancora il blocco di Corti per lui, lo scarico per Roncari, De Conto con tanto spazio nell'angolo, un tiro fuori misura, Picotti a rimbalzo, mette in moto Marotto che salta Cozzoli, poi chiude il palleggio, lo scarico per Freri che arriva e si coordina in corsa, buon rimorchio per il lungo Sislago che realizza con questo semigancio vincente il canestro del meno 7, quarto punto personale per lui, il palla sotto per De Conto che subisce il fallo da parte di Ferrario. Pronto Guidi a tornare in campo per la squadra di Saini che fa rialzare dalla panchina anche Capitan Benzoni. Chiaramente Legnano ha preservato i suoi elementi offensivi di spicco. Saini che ora per il rush finale gioca con i calibri pesanti. Possesso di Sport con Guidi che finta la tripla e poi si butta dentro, palla per Benzoni che deve forzare allo scadimento di 4 secondi, rimbalzo di De Conto che però fallisce a sua volta nella misura dell'appoggio, corre ora Gallarate con Ciardiello che cerca Clerici in angolo, la tripla del possibile meno 4 però è sul ferro, rimbalzo lungo di Guidi, contropiede per la V-Sport, ferma la palla Ciardiello con un contatto falloso che vale due tiri liberi per Alessandro Guidi. 5-11 al termine, Gallarate che aveva cercato il guizzo perimetrale da parte di Clerici per riaprire completamente la partita, ma il colpo è rimasto in canna e allora Guidi in lunetta trova il punto numero 18 della sua partita, 5 sotto dalla linea della carità per l'atleta di classe 95. Baroggi fa rialzare Danelutti dalla panchina, 2-2 per Guidi e di nuovo tre possessi pieni di vantaggio per la S Solar. Danelutti per Marotto, regge il quintettone per Gallarate, sicuramente quello che ha dato comunque riferimenti migliori dal punto di vista difensivo. Picotti per Freri, passa la metà del quarto periodo, si ferma però il gioco, probabilmente un colpo ai danni di Cozzo, di colpo involontario per la verità, ma comunque fastidioso, soprattutto doloroso, soprattutto a caldo. Cambio chiamato da Saini che ripropone Fasani per il suo numero 12. Possesso, gioco che riprenderà chiaramente col possesso nelle mani di Gallarate, con Ciardiello a cercare Danelutti, Piccarol, Picotti, Danelutti, lo scarico per Danelutti che però è fuori misura, passaggio che andava bene diciamo per un atleta americano da Serie A per schiacciare al volo, non è propriamente la complessione fisico-atletica di Danelutti e quindi sulla misura di questo scarico chiaramente sbagliata. Legnano guadagna un possesso, Guidi prova ad attaccare Ciardiello ma sbaglia nettamente la misura della conclusione, Ciardiello che si mette in proprio dall'altra parte cercando un tiro, alla fine risulta forzato ed è proprio lo stesso Ciardo a chiedere scusa a coach Baroggi e ai compagni in panchina per questa forzatura. Dall'altra parte Roncari attacca Picotti ma sbaglia col ferro che sputa di fatto il pallone, poi a rimbalzo De Conto graffia il pallone vagante e allora col bonus esaurito arriva l'opportunità doppia in lunetta per la squadra di Cozzaini. Paolo De Conto che sbaglia
il primo tiro libero a sua disposizione. Va neanche il secondo ed è lungo di un bel po'. Intanto però con il cronometro che scorre, il più 9 attuale è positivo per la V-Sport. Giorati che attacca con Ciardiello, lo scarico per Danelutti, il suo jumper dalla media è fuori misura, battaglia a rimbalzo con De Conto che strappa il pallone vagante. Guardate che ha perso un po' la fluidità offensiva. Dall'altra parte invece Benzoni da distanza siderale mette un altro canestro di talento puro e sono 21 in 21 minuti, davvero classe distillata per il giocatore del 1980. Danelutti per Freri, ma il tocco di Guidi scippa il possesso. Questa volta Benzoni ci prova da distanza veramente importante, arriva l'errore dal perimetro per il giocatore con la maglia numero 1, il quarto della sua partita, 6 su 8 2, 2 su 4 da 3, 5 rimbalzi. Lo cambi per Baroggi che prova la trazione posteriore, dunque con Bernardi e Marotto in regia. Soprattutto più che la trazione posteriore prova la spinta dei due difensori più graffianti, più energici del suo roster. Bernardi prova a penetrare e scaricare, Danelutti cerca Clerici con una spazzatura complicata, Marotto nel traffico, di nuovo per Danelutti che prova a avvicinarsi al ferro, trova il fallo di Benzoni che ne ferma l'iniziativa dal palleggio, ma sicuramente era comunque una situazione di gioco complicata. Bernardi contro Guidi, lo scarico per Danelutti, questa volta però la difesa di Milano legge tutto, l'intercetto di De Conto garantisce un'altra palla recuperata, chiude il palleggio Roncari, fattore di passi, la pressione stereofonica tra Clerici e Bernardi e allora Baroggi gioca il tutto per tutto dando spazio a Ciardiello al posto di Freddi, chiaramente quintetti sempre più dinamici per un finale ad arma bianca. Possesso cadaratese con Bernardi che prova a attaccare in uno contro uno, non c'è aiuto sulla sua penetrazione al ferro, prova ad attaccare Benzoni in questo caso, arrivare fino in fondo con il sesto punto della sua partita, sono 10 punti di vantaggio per gli ospiti quando mancano poco più di 2 minuti, il post basso di De Conto che va in semigancio sinistro contro Bernardi, ottima lettura di Legnano e De Conto inserito in corso d'opera dopo l'infortunio di Benzoni si rivela comunque un giocatore utilissimo alla causa. Danelutti chiuso in chiuso centro area, getta il pallone verso un tagliante non identificato, palla persa e opportunità per Legnano di gestire con sicurezza e autorità a questo punto anche il rush finale, ricordiamo all'andata più 7 S Solar, ora più 12 Legnano quando mancano 106 secondi, logicamente si dovrà guardare anche l'aspetto della differenza canestri, anche perché Legnano in caso di vittoria aggancerebbe Gallarate con una differenza canestri sotto i 7 punti, resterebbe comunque il vantaggio della formazione di casa, mentre ribaltando la differenza canestri sarebbe aggancio e sorpasso per quanto riguarda la squadra di Saini.
La messa laterale, no, dal fondo in realtà, per Gallarate. Fasani per Guidi e lui a portare palla contro la difesa allungata dei padroni di casa. E conto per Guidi che gestisce da playmaker, tiro acrobatico che non va a bersaglio, ma il ribalto offensivo è ancora della V-Sport che semplicemente ne ha di più rispetto all'Essessore in questa serata. Nuovo Guidi che gioca col cronometro, stoppato da Clerici, ci prova Benzoni sullo scadere di 24 secondi, ma non ne esce nulla di utile e definito. Possesso gallaratese, un minuto al termine, Benzoni si butta dentro, lo scarico per Danelutti, i due che tengono viva quantomeno la possibilità di contenere i danni rispetto al meno 7 dell'andata. Marotto tocca il pallone indirizzato verso Roncari, passaggio tipo rugby all'indietro che nel basket non ha molto senso. Arriva la palla persa, mentre intanto al tavolo credo siano stati attribuiti due punti a Legnano, mentre chiaramente l'ultimo canestro era stato realizzato dall'S Solar. Viene corretto puntualmente ora l'errore e si torna dunque ad amministrare il possesso per la formazione di Baroggi. Esce Clerici sul perimetro, Bernardi gioca a due con lo stesso numero 11 che prova la triple meno 7 ma va sul ferro, rimbalzo di Benzoni che viene fermato fallosamente. Potrà andare in lunetta per cercare di mettere i libri della staffa il capitano di Legnano, che dopo un giorno di andata trascorso quasi interamente in infermeria, nella sua prima partita diciamo al 100%, timbra il derby di alta classifica sul campo di Gallarate. Sono 23 i punti di capitan Benzoni in altrettanti minuti. 8 12 del campo, 5-6 lunetta, inossidabile, classe 40, classe 80. Dall'altra parte Bernardi nel traffico realizza il meno 10, fallo immediato di Ciardiello su Guidi, logico che Gallarate debba prendersi qualche rischio. Nel tentativo di forzare qualche errore dalla linea della carità per quanto riguarda la formazione in maglia nera. Quindi però è un rigorista affidabile, 7 su 10 con un totale di 20 punti e 6 rimbalzi, 1 su 2 per lui. Poi il pallone lungo finisce nelle mani di Marotto che sprinta a canestro con il meno 9 firmato da parte del playmaker ex Casata Sempione. Fasani butta la palla nelle mani di Bernardi, arriva un tiro aperto dall'angolo di Ferrario che vale il meno 6. Time out chiamato da Silvio Saini, paio di errori da matita rossa per i giovani di scuola. Aba caccia alla palla ovviamente da parte della formazione di Baroggi, arrivata la tripla del meno 6 alla fine. Chiaro che il risultato premierebbe comunque con merito la V-Sport, ma non ribaltare a differenza canestri dopo essere stati anche a più 16 e aver gestito con sicurezza il vantaggio, mentre Marcello Cozzoli è in panchina con un impacco sostanzialmente sulla
coscia sinistra impattata nella situazione precedente. Chiaramente Cozzoli anche un po' Sant'Ambrogio avrebbe fatto comodo alla formazione di Saini in questo rush finale, ma alla fine infortuni tra virgolette non perdonano. Ora Legnano deve trovare punti in questo ultimo passaggio per coronare la vittoria con la, sul vantaggio a doppio confronto. Ricordiamo al momento all'andata più 7 Gallarate, ora sono 6 punti di distanza. Guidi attacca Ferrario, va fino in fondo, prova il contatto falloso. Francamente sul fischio non ci sarebbero grandi dubbi. 2 liberi per Alessandro Guidi, che in precedenza aveva messo solo il primo dei 2. Vediamo quale sarà l'esito di questo doppio viaggio in lunetta per il giocatore con la maglia numero 14. In ogni caso poi Gallarate avrà ancora 9 secondi e 56 centesimi per provare l'eventuale replica. Coppie di liberi per Guidi per tornare sopra la deadline dei 7 punti di distanza. Sono 7 ora col primo mandato a segno e il 21esimo totale da parte del giocatore del 95. Va col secondo che si spegne in fondo alla retina, doppio bersaglio per Guidi, salita quota 22. Ora è Baroggio a chiamare time out per Legnano per provare, per Gallarate, per provare ad organizzare la replica. 6-6-7-4, chiaramente i due punti sono già solidamente nella casella di Legnano, di Sport, che aggancia Gallarate a quota 10 grazie a questa vittoria sicuramente meritata, grazie ai 23 di un Benzoni davvero micidiale nel suo fatturato offensivo. 21 e 6 rimbalzi per Guidi, sicuramente una gara solida, ma una gara solida di tutto il collettivo della V-Sport. Per Gallarate anche pochi spunti balistici degni di nota, alla fine si paga quel pessimo 20% da sotto del primo tempo. Alla fine Danuti ne ha messi 14 con 10 rimbalzi, ma alla fine a parte i 17 di Ciardiello, troppi giocatori mancati all'appello, in particolare Calzavara che comunque penalizzato dei falli non è mai stato un fattore. Si gioca di fatto per la differenza canestro del doppio confronto. All'andata più 7 Legnano, ora più 8, all'andata più 7 Gallarate, ora più 8 Legnano. 9 secondi ultimo possesso per la S Solar. Marotto nel traffico prova a centrare il bersaglio, sbaglia però l'appoggio di mano sinistra e allora Legnano correda la sua vittoria con il ribaltamento della differenza canestri. Punto esclamativo e ciliegina sulla torta che gli si voglia per Legnano in questo successo 74-66 che ribalta il 79-72 dell'andata della S-Solar Gallarate sul parquet del Pala Borsani. Il rientro di Benzoni a fronte dell'assenza di Hacker chiaramente hanno fatto tutta la differenza nel mondo. Legnano balza a quota 10 agganciando sia Milano 3 che Gallarate e anzi la sorpassa con il più 1 nel doppio confronto rispetto al meno 7 dell'andata. Ribadiamo nuovamente il finale dal Pala S-Solar di Gallarate, successo 74-66 di Legnano sul parquet della formazione di Gallarate. Per questa partita è davvero tutto da Giuseppe Sciascia, un cordiale saluto, arrivederci.
Dove Giglietti, vittoria esterna di Legnano che ribalta il meno 7 dell'andata col brivido. All'andata non c'era Benzogni, di fatto stavolta c'è stato e la differenza è stata abbastanza evidente. Sì, sicuramente Benzo per noi è un giocatore molto importante, ma quello che abbiamo detto oggi alla squadra era fare una partita da squadra vera di pallacanestro. Tutti hanno dato una mano e siamo veramente molto contenti per il risultato. Benzogni distillato, tanto guidi, tanta concretezza di tutto il sistema. Allora, devo essere onesto, noi pensavamo di avere una squadra, per così dire, champagnata, no? Da 80-90 punti, invece abbiamo capito che in questo campionato comunque bisogna mettere giù il culo dietro, siamo stati bravi a venire qua in trasferta, a concedere, mi pare, 66 punti a una Gallarate che è stata comunque molto coriacea, e ripeto, però, quando il talento esce fuori, alla fine le partite si vincono. La giornata è andata, di fatto i tre tenori non sono mai stati insieme, stasera la perdita di Cotto in extremis gli ha tolto un altro pezzo, però comunque sono cresciuti i giovani che danno sostanza ed energia. Sicuramente i nostri giovani che partono ormai anche in quintetto, abbiamo molta fiducia in loro, hanno preso fiducia durante l'anno. Noi non riusciamo mai ad avere tutta la squadra al completo, oggi era la prima volta, Cozzoli probabilmente avrà avuto un guaio muscolare che dovremo verificare, ma come abbiamo già detto alla squadra, l'importante è tutto quello che succede dopo il 29 di maggio ed è lì sarà importante essere uniti per avere grandi soddisfazioni.